Io però allora iniziamo. Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Intanto, insomma, io volevo soltanto ringraziare per appunto la vostra presenza, ringraziare Carlo Bonotto e Marga Sbarrone per aver proposto e organizzato questa splendida iniziativa. E chiaramente ringrazio ancor di più il professore che è qui con noi questa sera, il professore Antonio Parisella, che oltre ad essere appunto il presidente del Museo Storico della Liberazione di Roma, la sede di Via Tasso, quindi insomma vi conoscete benissimo, è anche insomma professore di storia contemporanea all'Università di Parma, di storia sociale urbana all'UMSA di Roma, nonché scrittore anche di testi, insomma, tra i quali c'è un autore di un libro molto interessante, Sopravvivere liberi. Riflessioni sulla storia della resistenza a 50 anni dalla liberazione, insomma, un po' di qualche anno fa, ma comunque insomma è sopravvivere liberi che molto, cioè, dice molto poi alla fine di quello che poi è stata la resistenza, di che cosa rappresenta. Quindi questa è un'iniziativa veramente gradita, veramente grazie per questo. Anche in questi giorni, soprattutto, insomma, ieri abbiamo commemorato al parco dei caduti del rastrellamento del Quadraro e abbiamo fatto una commemorazione, quindi diciamo che questo municipio, questo quartiere, ci sono tante storie, perché poi la resistenza, la storia della resistenza non è una storia, ma sono le tante storie, le storie territoriali, le storie dei popolari, di tutti coloro che hanno dato un contributo per la costruzione della nostra democrazia. E quindi è importante conoscere e tenere sempre viva la memoria di quello che è stato e soprattutto avere una conoscenza di quello che è stata approfondita. E quindi insomma grazie ai nostri organizzatori, al nostro ospite e grazie a tutti voi per la partecipazione. Buona serata. Non so se Mara voleva dire qualche cosa che lei conosce da più tempo e più da vicino. Ma io, diciamo, visto che non sono una storica di professione, tutt'altro, anche se la storia mi interessa molto, ma come consumatrice, diciamo così, utente, non come artefice di opere storiche, per carità. Quindi l'unica cosa che posso fare è presentarvi un attimo Antonio, ma più che altro sotto la veste di amico, perché noi ci conosciamo da un numero che preferisco non determinare, di decenni. Cioè abbiamo fatto l'università assieme, praticamente, a scienze politiche. Un certo giorno mi arriva un bigliettino di una collega di università che voleva comprare le dispense di sociologia. Era Mara Casbarrone e ne prendeva tre copie. Non me lo ricordo. Una per te, una per Angerame, sì, e un'altra per Rosa Maria Cameli. L'ultima non me la ricordo, la seconda sì. E l'altra, e poi appresso a te c'era Silvana Casmiri, che poi è stata la mia collega, che è la fondatrice degli studi storici all'Università di Cassino, e anche lei aveva tre copie, perché però le altre due amiche sue non me le ricordo. Adesso questo foglietto l'ho regalato a Silvana, ti faccio fare una fotocopia e te la do anche a te. Ok, vabbè, insomma, con queste fondamentali notizie che sicuramente vi illuminano, comunque noi abbiamo in comune, no, sono importanti perché le amicizie che ben fondate durano a lungo, diventano amicizie fraterne, insomma, perché poi Mara è stata la moglie del mio più caro amico, che una volta aveva un bambino piccolo, ormai c'era difficoltà a ospitarlo a dormire, e dove posso andare? E io chiesi a Lucia, la compagna che viveva a casa sua, se potevano ospitarlo. E lei li ha conosciuto poi, e poi è diventato suo marito. Quindi siamo
quasi fratelli. Sì, certo, no, noi abbiamo in comune anche il fatto che siamo in un'appartenenza alla provincia di Latina, cioè lui a Cisterna, io a Sonnino, nei borghi alti dove c'erano i briganti, e vabbè. Quindi questo... c'è una familiarità che ha superato mezzo secolo, ecco. E no, lo dico con orgoglio, ce l'abbiamo fatta. Almeno siamo arrivati fin qua. Ok, vabbè. Quindi sorvolo sull'aspetto pubblico, perché quello privato. No, va bene. Va bene. A te, Carlo. Sì, no, io volevo solo ricordare che tra le tante cose che sono state ricordate prima del professore, ha curato insieme a Mogavero, se non sbaglio, il volume Memorie di quartiere, che è una raccolta di, appunto, come dice il titolo, memorie legate al periodo della Resistenza nella zona che prima era la nona circoscrizione, che oggi fa parte del settimo municipio. E io direi, a questo punto, voi sapete che, diciamo, la prima ispirazione è nata nel corso dei nostri incontri sulla storia dell'Alberone, che quando abbiamo affrontato il tema della Resistenza ci siamo accorti che ci sarebbero state 10.000 altre cose da dire, ci dobbiamo tornare sopra. E poi, grazie a Mara, abbiamo trovato questa fortunata coincidenza, per cui adesso do la parola al professore e vediamo che cosa ci racconta di bello. Io vi ringrazio, stavo dicendo, sentivo parlare dell'incendio alla sede del municipio, stasera qualche cosa di grave stava succedendo qui accanto, perché a piazza Montecastrilli, sull'angolo dove sta il meccanico, c'era una fuga di gas piuttosto consistente, è arrivata la società che ha la manutenzione, hanno dovuto tagliare il tubo e lasciare la buca, e chissà quanto ci vorrà, quanti giorni staremo senza il gas, ma per fortuna sono arrivati in tempo, perché stava proprio sull'angolo del palazzo dove abito, là, e quindi immaginate che poteva succedere. Quindi sto un po' con un po' di tremarella addosso, scusatemi, ma ecco, e voglio ricordare Giuseppe Mogavero prima di tutto, perché il libro deve in gran parte a lui. Perché dei due, lui, anche se aveva qualche anno più di me, era laureato in scienze politiche pure come Gianni, come te, come me, è della stessa scuola. E lui si è impegnato a ricostruire tutti i particolari, pensate ai particolari del bombardamento del 14 agosto. E lui è andato nell'archivio delle ferrovie, è riuscito con quello che è trovato nell'archivio delle ferrovie e con le carte di polizia, i rapportini della polizia, a ricostruire tutte le vittime, i nomi di tutte le vittime, e non vi dico le fotografie di quelle vittime, è una cosa che abbiamo messa da una parte e non abbiamo più voluto vederle né segnalarle, perché è una cosa talmente sconvolgente che le immagini dei combattimenti in guerra sono, i bombardamenti sono qualcosa che va oltre ogni ricordo oltre qualsiasi pensiero. Ma lui, io parlo di lui perché è stato il principale artefice del libro, perché ha trovato dei collaboratori, ha trovato delle fonti. Ci eravamo impegnati a raccogliere, parlo un momento del libro perché poi significa anche parlare delle cose che ci sono nel libro. Ci eravamo impegnati, anzi, e devo ricordare, come si chiamava di cognome, non me lo ricordo, Teresa Andreoli, che perché è stata lei che ha voluto quel libro. Fu una richiesta che venne dalla circoscrizione e che la provincia accolse. Teresa si affidò totalmente a me e a Giuseppe. Giuseppe, dovevamo andare a ricercare le fonti orali. Fu purtroppo una grande delusione, perché andammo
cominciammo a fare le ricerche nel quartiere dei tranvieri. Gianni vi avrà spiegato e vi avrà raccontato le tante storie che lui era riuscito a mettere insieme, e nell'interrogare queste persone che stavano al circolo anziani dello Spia a Via Foligno, e non usciva niente, era difficilissimo. E allora a un certo punto un archivista di Stato, Augusto Pompeo, ci suggerisce: ma sono fonti orali anche quelle, cercate con... andammo a ricercare i verbali dei processi che furono fatti nel dopoguerra contro, per varie cose, nel libro ce ne stanno ricordati almeno tre, e le fonti orali le aveva raccolte il cancelliere. C'erano le testimonianze, a volte erano in dialetto, a volte erano... E allora da lì siamo ripartiti per fare dei capitoli del libro, e anche perché nell'ambito del processo venivano fuori dati sul quartiere che altrimenti non avremmo mai saputo come andare a ripescare. Ecco, questo è prima l'assessora ha detto una storia che si fa per storie. Noi abbiamo detto, l'abbiamo chiamata, me lo ricordava Carlo anche quando mi ha telefonato, nell'introduzione si parla di frammenti di storia. Perché? Perché è proprio la difficoltà di mettere insieme dei discorsi coerenti, cioè, ma però c'è stata anche la forza di mettere sotto gli occhi la lettura di tante cose che sono accadute, dandosi quasi i gomiti, insomma, e ti ricostruiscono un tessuto che poi è stato un tessuto che è vissuto almeno fino alla seconda metà degli anni 60. Io dico che la grande svolta di quegli anni, prima vedevamo una fotografia con lui, e proprio per questa parte sono state due cose che hanno scombinato un po' il trasferimento della FATME e la chiusura dopo il 1960 del motovelodromo Appio, che stava di fronte alla FATME a Piazza dei Colli Albani. E queste erano due cose che mettevano questa zona al centro di percorsi di persone che per un motivo o per un altro venivano così, con tutti i mezzi, i vari, ripenso ai mezzi di trasporto di allora, ai trenini blu, penso ai T, gli A, A1, A2, A3, e T arrivava fino a 4, mi pare, il C sulla Casilina a 5 arrivava. E quindi quella parte lì oggi non la riconosciamo più. Facciamo difficoltà a riconoscerla. Pensate al grande distributore di benzina che stava, era l'ultima cosa della città, e che stava poco più giù su via Appia, e c'era un grande, poi hanno fatto vicino quello del gas, e quello non è più distributore di benzina, è diventato pizzeria, quando costruirono lo stabilimento della Acqua Appia, che fu nel corso degli anni 70, dei primi anni 70, portando qui l'imbottigliamento che prima stava vicino l'aeroporto di Ciampino. Quindi questa storia che noi abbiamo raccolto è quella che apre su quel dopoguerra. Io non vi farò una trattazione sistematica, vi voglio ricordare alcune cose, e poi, visto che voi avete fatto con lui, io ho visto gli schemi eccetera, proprio un ottimo lavoro quando vi ha presentato un po' organicamente tutta la vicenda, possiamo sviluppare un dialogo. Io devo mettere a fuoco due o tre cose, però la prima riguarda proprio che tipo di ispirazione per la storia della Resistenza abbiamo messo dentro questo volume, e delle storie che lì abbiamo
raccolto. È una storia della resistenza che parte dal basso, che non è tanto la storia del Comitato di Liberazione, dei partiti, delle stesse formazioni partigiane viste come un'organizzazione, ma parte da chi queste cose le ha fatte, da chi l'ha messa in piedi, chi prima ancora che esistessero si è esposto. È proprio il 25 luglio partono da Piazza Cesare Baronio, è un corteo che diventa sempre più grosso, che va verso San Giovanni, perché la gioia del fascismo crollato era una cosa che si... quello coinvolge questa popolazione di questo quartiere che, ricordiamocelo, quando si dice Roma non era una città operaia, si dice una cosa che non è vero. Roma nel 1936 era la terza città industriale d'Italia. Non lo dico io, lo dice il presidente degli industriali romani, Serono. Nell'industria c'era anche l'edilizia. Certo, ma che fai, la butti via? No, ma c'erano anche delle fabbriche che sono delle imprese all'avanguardia mondiale. La FATME era una, e la FATME di Roma era un'impresa di avanguardia mondiale. Che cosa era la FATME? È quella che ha permesso il passaggio del telefono dalle boccole infilate dal telefonista al disco, e quindi la possibilità che ognuno si prendesse la linea e telefonasse liberamente, e anche una parte di tutta la produzione dei cavi sotterranei, che per noi sono famosi quelli della Pirelli, ma la Pirelli e la FATME hanno fatto quella rete che sta sotto l'Oceano Atlantico soprattutto, e che ho scoperto che ancora oggi, con tutto lo sviluppo delle comunicazioni via etere, sono fondamentali. E la Serono è un'industria chimica farmaceutica all'avanguardia mondiale anche questa. Ricordiamoci che la pillola fu inventata dalla Serono, ma perché facevano, era una società di capitale Vaticano, facevano le ricerche per la fertilità, e nell'ambito delle ricerche sulla fertilità si resero conto che potevano fare anche la contraccezione, e quindi la Serono era. E poi avevamo le altre industrie, il poligrafico dello Stato, ma non era una grande fabbrica, è stata la prima che i nazisti hanno smantellato, che si sono portati il 26 settembre del 43, l'avevano già smantellata e portata in Germania. La FATME, anche per la resistenza degli operai all'interno che la boicottavano, ad aprile riuscirono a trasferire quello che rimaneva. Scusami se ti interrompo. Allora, perché mio padre e mia madre erano metalmeccanici, mamma per breve tempo, il papà lo è stato per tutta la vita, prima come dipendente, come operaio specializzato e poi come diciamo piccolo imprenditore. Allora, io mi ricordo macchine fotografiche, una fabbrica di macchine fotografiche di cui adesso non ricordo il nome. Ricordo, poi tutta le lavorazioni per il sincrotone di Frascati successivamente, in anni successivi. E ecco, adesso non mi viene in mente altro, ma... La fabbrica che dicevi tu stava nell'asse via Veturia via Assisi, non mi ricordo neanche io come si chiamava, ma era una piccola fabbrica. C'era poi portata fuori Roma la Ferrania, quella che, le pellicole. L'Italia non ha, dalla chiusura della Ferrania non ha più avuto una produzione di pellicole. Le pellicole non servono solo per le fotografie, erano la base di tutti i microfilm, le microfiche, la comunicazione prima che attraverso il computer avveniva, quella scientifica, quella militare, attraverso i microfilm. Era una industria strategica che il governo italiano non difese, andò a finire nelle mani dell'IBM. C'è la Manzolini. La Manzolini. La Montedison occupava quasi tutta la parte di via Veturia, tra via Tuscolana e via Appia. Ma c'era un'altra cosa che è importante. Uscendo da San Giovanni, certo, a via Veio, iniziava da via Veio e arrivava fino a piazza Zana, c'era
l'antenata di Cinecittà, che andò a fuoco, poi alcuni costruirono dopo, oltre la ferrovia, come si chiamava? La Scalera Film, e poi il regime fondò Cinecittà. Questa era una zona dove l'avanguardia produttiva italiana era stata impiantata qui, e quindi la qualità della manodopera era una qualità elevata. Pensate che c'erano degli antifascisti che erano stati cacciati via nel 23, perché erano comunisti o anarchici, che sono stati richiamati in servizio perché erano talmente importanti per la loro competenza professionale che queste attività produttive non andavano avanti. E uno che era Spunticcia, il partigiano che è molto attivo in questa zona, che era che era della fabbrica d'armi della Breda, prima stava al Flaminio e poi alla nuova sede della Breda, che stava sulla Casilina. Quindi c'era una, e altrettanto c'erano soprattutto personale viaggiante, personale impiegatizio, ma erano anche i tecnici e gli operai delle imprese dei trasporti, del gas, della luce, il quartiere dei tranvieri, ma in tutte queste case popolari di questa zona cercavano di alternare le categorie produttive, i tranvieri, i posttelegrafonici, con gli impiegati comunali, per equilibrare socialmente e culturalmente le cose. E qui la resistenza trovò fondamento in queste categorie, ma trovò fondamento un po' strano, perché poi succedeva che, come è successo alla Garbatella, che c'erano i militanti, che però non erano militanti sul posto, erano militanti dove andavano a lavorare, erano anche per una precauzione cospirativa, e lo stesso succedeva qui. Non tutti i militanti che erano impegnati in attività resistenziali, armate o non armate, poi erano conosciuti qui come militanti resistenziali. E anche perché qui bisognava stare attenti, perché nella costruzione di questo quartiere, appunto, era stato soprattutto poi di quello dalla zona di Piazza Tuscolo di là e nella zona di Circonvallazione Appia, le case fatte dopo il 1929, la prima, voi vi siete mai domandati perché qui ci sono case di 9 piani, mentre in tutta la parte precedente arrivavano massimo a 6, perché fecero un grande favore alle società di costruzioni, alle società immobiliari, perché abbassarono di mezzo metro l'altezza degli appartamenti, quindi tutti i soffitti ribassati. Se voi andate a Via La Spezia, tutti quelli che abitano a Via La Spezia hanno i palchettoni dentro casa, e quindi recuperarono 3 piani. Il piano regolatore dava un massimo di altezza, e nella stessa altezza facevano 9 piani invece che 6. E poi queste, che dovevano essere case popolari, quelle della Circonvallazione Appia, quando le popolarono c'erano i fascisti antemarcia, c'erano quelli che avevano fatto la marcia su Roma, i militari che avevano avuto una decorazione della Grande Guerra, i funzionari dello Stato superiori da capo divisione in su. Insomma, era stato popolato di tutti tranne che degli operai. Gli operai di questa zona dovevano andare a Quarticciolo, dovevano andare a Quadraro, dovevano andare altrove, e anche vi spiegate perché c'erano certe linee che vennero iniziate allora. Il 409, per esempio, era il classico strumento di trasporto degli operai che venivano a lavorare da queste parti, dalla zona casilina. E questo era una cosa che pesava poi
nelle attività antifasciste, perché l'antifascismo qui ha una radice antica, penso sempre a Gianni, penso sempre ai tranvieri, penso a Telemaco Marchionne, del quale è uscita finalmente l'autobiografia, erano soprattutto quelli che erano il nucleo forte del Partito Socialista prefascista, e poi piano piano dal quartiere dei tranvieri prese il Partito Comunista, ebbe Gramsci, quando una scoperta di Gianni, quando veniva a Roma come deputato, abitava al quartiere dei tranvieri, e al quartiere dei tranvieri, nella sala dei tranvieri, fu fatto il primo congresso del Partito Comunista. Dopo la scissione di Livorno, il primo congresso del partito fu fatto nel salone dei tranvieri. Perché poi si è detto sempre che Gramsci stava a San Lorenzo? Per un motivo molto banale, perché Gramsci veniva ospitato da una famiglia di Genzano, che erano, oddio, come si chiama? Da un momento ve lo dico. E questa famiglia poi si trasferì a San Lorenzo. E io i nipoti, eccetera, li ho conosciuti lì, erano quelli tra i primi che Sandro Cortelli andava a intervistare nelle ricerche degli anni 70 sulla storia orale. E allora venne questa Gianni raschiando, gratta, tirò fuori i documenti che raccontavano questa presenza di Gramsci nel quartiere dei tranvieri. E poi, se c'è tempo, vi racconto un aneddoto. E quindi questa è la prima cosa sulla quale poi dobbiamo riflettere, e che cosa ha dato vita. Ha dato vita a una forma di attività, non direi di attività partigiana, perché non si poteva neanche di questo parlare, perché nella prima parte dell'attività resistenziale solo i GAP c'erano, che hanno avuto una caratteristica, e non si chiamavano GAP, si chiamavano gruppo, rimane gruppo la parola. Purtroppo Rosario Bentivegna dice una cosa che non è vera, dice si chiamavano SAP e poi si chiamano GAP. No, le SAP sono state istituite nell'Italia del Nord dopo la liberazione di Roma. Lui si confondeva e ha detto questa cosa, che la realtà c'era, erano dei gruppi informali, dei gruppi che Gioacchino Gesmundo al liceo Cavour se li portava sulla spalletta di via degli Annibaldi e li faceva esercitare con le bottiglie e con i sassi a tirarli sulle macchine che passavano, poi prima di passare le bombe a mano, e quando si erano perfezionati andavano al muro torto a provare a fare. Facevano le esercitazioni proprio subito, tant'è vero che le azioni dei GAP furono immediate nella prima parte, nel primo trimestre dell'occupazione nazista. Però qui, con questa situazione che c'era un po' a pelle di leopardo, tranne la prima parte da San Giovanni fino grosso modo all'interno di Piazza Re di Roma sul versante via Taranto Tuscolana, perché la parte dall'altra parte era più borghese, il quartiere era da subito pensato come quartiere borghese. Lì c'era un nucleo importante presso la parrocchia della Natività che era dei cattolici comunisti, e però poi il capo di questo gruppo è finito male, perché era Umberto Ortolani, finito nella P2, era il braccio destro di Gelli, era un giovane cattolico della parrocchia lì. Ma la cosa molto importante di questa zona è che in tutta la vita romana dell'occupazione è stato il grande lavoro di nascondimento e di ospitalità che è stato fatto in questa zona. È stato notevolissimo, sia nelle abitazioni private, sia soprattutto da due o tre istituzioni cattoliche, di cui una di suore, le suore di Villa Lazzaroni, straordinario quello che hanno fatto quelle suore, soprattutto per un motivo,
perché erano fuori del giro della carità del Papa. Loro ospitavano i militari, ospitavano i bambini ebrei, ospitavano gli inglesi che erano clandestini, e però come li facevano mangiare? Si erano industriate, comperavano una cosa che a Roma era frequente e lo è stata anche negli anni successivi, compravano le cose di lana usate, le smagliavano e le rimagliavano in guanti, in calze di lana, in sciarpe, quello che serviva in una Roma che era senza riscaldamenti nelle case, per le necessità che tutti avevano. E furono anche beccate perché una delle competenze dei nazisti di Via Tasso era anche controllo del mercato, e furono per mercato nero, perché facevano la borsa nera, e poi riuscirono a uscirne fuori, perché andavano a venderle dove potevano queste cose. E le suore sono andate avanti sempre, per tutta la durata, e non hanno lasciato il minuto queste cose. L'altra, che è addirittura ci sono storie un po' mitiche raccontate, era il Pio XI dei Salesiani. Don Alessandrini, il direttore del Pio XI, è stato tra i giusti di Israele, cioè il suo albero a Yad Vashem. Perché? Perché aveva ospitato circa 100 ebrei. Circa 100 ebrei significa, non erano solo gli ebrei, ma c'era mezzo partito d'azione, c'erano militari passati alla macchia del fronte militare clandestino, c'erano i collegiali che erano venuti da Genzano, che erano venuti da Formia, dove c'erano le altre case salesiane, e da lì avevano dovuto sgomberare per via dei bombardamenti. E Don Alessandrini, grazie al fatto che loro potevano avere, per quello che riusciva ancora a produrre dopo il bombardamento della stazione Casilina, la tenuta del Mandrione. La tenuta del Mandrione c'aveva anche le vaccherie, aveva gli orti, si produceva, alimentavano diverse case salesiane, e quindi c'era la possibilità anche di far fronte alle necessità di questa popolazione. Pensate che è una cosa che deve sorprendere. Dei partigiani che erano ricoverati lì erano quelli della forza politica più laica, il Partito d'Azione, e non solo lì, ma anche a San, come si chiama, le catacombe che stanno vicino alle Ardeatine, San Callisto, lì c'era il deposito delle armi del Partito d'Azione. Quindi lì però loro fecero questa opera, e Don Alessandrini, io ce l'ho nel cuore perché era amico di mio padre, quando io stavo, dopo la morte di mio padre, stavo in collegio dei Salesiani, lui nella mia adolescenza mi ha fatto da padre. Io avevo un punto di riferimento in lui, che era solo, ormai era anziano, era solo professore in seconda media. E Don Alessandrini stava a Littoria come cappellano della milizia. E da Littoria era stato cacciato via, perché gli esponenti locali del Partito Nazionale Fascista avevano... Per chi non lo sa, Littoria è latina. Sì, e Littoria, gli esponenti locali del Partito Fascista avevano chiesto di trasferirlo, perché nel 1942, nella Quaresima, lui faceva le prediche per la pace. Quindi fu cacciato via da Littoria e venne qui, e qui fece questa grande opera di ospitalità, che era, anche se lui non lo dichiarava, di fatto era un'opera di antifascismo, era quella che lui rischiava la pelle per fare quell'attività caritativa, ma pensate nei riguardi di chi vi avevo detto, gli ebrei, Partito d'Azione, gli inglesi, i soldati italiani, queste erano tutte categorie che stavano nell'occhio del ciclone di Kappler e dei suoi
dei suoi accoliti di Via Tasso. Quindi questa è un'altra cosa molto importante. E poi ci hanno spiegato bene in uno di questi processi che avevamo trovato che un altro elemento buono per far sopravvivere la popolazione era un legame con le istituzioni sanitarie. L'ospedale di San Giovanni stava un po' lontano dal quartiere, però nel quartiere, nel punto di snodo tra Porta Furba e Arco di Radertino, c'era il tubercolosario e lì il processo contro alcuni esponenti di Bandiera Rossa nel dopoguerra, che erano stati accusati di tutta una serie di reati, di appropriazioni varie, eccetera, e loro si servivano della facilità che il tubercolosario aveva per ricevere i generi alimentari, per poter era sovrabbondante rispetto alle necessità, per poterlo distribuire alle popolazioni. Quindi quelle erano le popolazioni povere in quella zona che stava appunto tra Via dell'Arco di Travertino, Porta Furba e Quadraro, loro era la base, una delle basi di reclutamento di Bandiera Rossa. E la banda partigiana più importante di questa zona era quella di Spunticcia, che era di Bandiera Rossa. Lui era nel Partito Comunista, ma poi la sua banda e anche altri caduti di questa zona appartenevano magari non a quella formazione, ad altre formazioni. Il principio era di non fare attività nel proprio quartiere perché si veniva riconosciuti, e quindi stavano molto. Quando dopo che era stato fatto il cambiamento dei vertici della questura di Roma con il questore Caruso all'inizio dell'anno e poi di diversi commissariati invece dei funzionari della pubblica sicurezza che tendevano a fare il doppio gioco o addirittura alcuni erano a servizio dei comitati di liberazione, il commissario Rossi di Porta San Giovanni era in collegamento diretto con il comitato di liberazione e gli avevano messo degli ufficiali della milizia, infatti Rossi fu il primo che fu sostituito e questi erano gli ufficiali della milizia portuaria e lo stesso questore, e il commissario del Quadraro abitava vicino Piazza Ragusa, via Savona mi sembra, e fu ucciso in casa sua perché un giovane militante del Partito Comunista si introdusse con la scusa che voleva collaborare, si fece ricevere prima che uscisse la mattina il commissario e lo uccise in casa. Clemente Scifoni è stato ricordato perché è morto poco tempo fa, è stato ricordato in diverse iniziative intorno a Roma ed è stato pubblicato un libro su di lui. E anche una lunga intervista è stata trasmessa anche, non so se proprio dalla Rai, qualche settimana fa. Quindi esisteva questa, e quello, il partigiano veniva dal Quadraro e non era conosciuto da nessuno in questa zona, quindi aveva potuto passare inosservato e salire al secondo, terzo piano, non so dove stava, e introdursi in casa del commissario. Questo è l'aspetto, forse la storia della banda Spunticcia, noi l'abbiamo ricostruita con gli atti processuali un po' abbastanza dettagliatamente, perché poi c'è stato un altro processo che riguardava invece delle persone che avevano fatto delazioni sulla banda Spunticcia e che hanno fornito appunto le loro testimonianze giudiziarie. C'è una storia molto patente. È una storia, uno strappacuore, però il ragazzo del bar di piazza di via Maria Auxiliatrice era al pari di un altro ragazzo giovane
Ornello Leonardi. Ornello Leonardi e l'altro si chiamava Ilario Canacci, sono tra i più giovani degli uccisi alle Ardeatine. Entrambi, di notte, Canacci faceva il cascherino, di notte andavano in giro e andavano a fare colpi, cioè andavano a mettere esplosivo in qualche posto o a rubare quello che era necessario rubare. Questo povero ragazzo del bar, spiata, eccetera, e poi si immaginò che fosse stata una donna tedesca che frequentava come interprete via Tasso a tradirlo. Questa donna in realtà era moglie di un artista e lei aveva perduto in guerra il figlio e si era quasi affiliata a questo ragazzo. E dopo la guerra, a Piazza Ragusa, la individuano, stanno per linciarla, interviene la polizia partigiana, porta via questa donna e va a processo. E nel processo lei convince la corte che in realtà lei era andata lì e si sapeva anche che aveva, anche per altre persone, non solo per Ornello, aveva tentato di salvarlo, e anzi poi lei era pure finita per qualche tempo arrestata e poi liberata dai nazisti. E questa è molto, leggere le testimonianze sia dei genitori, sia di questa donna, sia di altre persone nel processo, è una cosa che è commovente. Ecco, le storie di guerra, non solo di resistenza, poi portano con sé dei coinvolgimenti psicologici anche in chi le ricerca. E dicevo prima quelli delle noi adesso abbiamo quelli delle vittime del bombardamento. Noi adesso a Via Tasso abbiamo fatto un'opera grazie ai fondi dell'ambasciata tedesca, quei fondi che servono per il risarcimento nei riguardi dell'Italia per le vittime delle stragi. Abbiamo pensato che i caduti delle Ardeatine debbono essere conosciuti un po' in tutta la loro dimensione, non solo quelli famosi, ce ne sono quelli comuni, quelli ecco comuni come Ornello Leonardi. E allora, insieme all'Ufficio Storico della Polizia di Stato e all'Associazione dei Familiari ANFIM, abbiamo ricercato i posti dove ci sono della documentazione biografica sui caduti. Le schede dei prigionieri di Via Tasso e Regina Celi, quelle ce le abbiamo noi, la Polizia di Stato, le schede e i materiali, i fascicoli della Polizia Scientifica quando hanno fatto i riconoscimenti, l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Macerata, che ci sono le carte di Ascarelli, quello che dirigeva poi quel lavoro eccezionale che è stato fatto per disseppellire i resti delle Ardeatine. Gli alleati volevano metterci la pietra sopra e basta, e furono le famiglie, le madri soprattutto, e le mogli che fecero un'opera che alla fine costrinse, grazie all'appoggio del sindaco di Roma, Prospero Colonna, che era il primo sindaco, Pippo Doria, Filippo Doria, che era il sindaco nominato subito dopo la liberazione, per far esumare. Se avete visto qualche volta le immagini, pensate nei mesi di luglio e agosto lavorare in quelle condizioni, non solo i medici, ma i netturbini, i vigili del fuoco, le persone che hanno lavorato lì, dei veri eroi, e hanno messo in condizioni di individuare tutti tranne 11, mi pare che fossero, quelli non individuati, che stavano nei sacelli ignoto, non sono riusciti a abbinare un nome a un corpo. Qui era stata ospite Carla Di Verni qualche tempo fa. Carla ha fatto una battaglia straordinaria per ottenere che si facessero
le ricerche col DNA sono costosissime e piano piano sono riusciti, il rettore di Tor Vergata si è messo a disposizione, era un grande biologo, è un grande biologo, quando noi abbiamo fatto questa ricerca ha detto il primo ricercatore di questa ricerca voglio essere io, e ha messo a punto una procedura di ricerca che permetteva di fare queste cose, e poi l'ha ceduta gratis al RIS dei Carabinieri, che è quello che poi continua a fare le indagini. Ce ne sono rimasti 4 ancora di sconosciuti, perché non si trovano i parenti per avere il DNA col quale fare il confronto, e sono stati riconosciuti anche degli stranieri, sono stati riconosciuti, uno importante per noi è un caduto che venne portato alle Ardeatine, non perché, anche se è ebreo, suo fratello è stato ucciso perché è ebreo, lui è stato ucciso perché è partigiano, era uno dei capi dei Castelli e frequentava questa zona lui, perché la banda dei Castelli è stata presa, diciamo i vertici del CLN e della banda dei Castelli furono presi a Piazza San Giovanni sotto la statua di San Francesco, dopo che erano usciti dall'osteria di Tito Bernardini che stava su Piazzale Appio. L'osteria di Tito Bernardini era il posto dove si riunivano i partigiani dei Castelli con i partigiani di questa zona e delle altre zone di Roma, c'era uno scambio fra queste, e lì poi c'era stata la soffiata e avevano tradito e quindi avevano catturato, come al solito, Marco, un nome comunissimo nella comunità ebraica, anzi poi in generale è un nome romano abbastanza, tra un po' me lo ricorderò anche quello. Ce ne detti almeno 100 quando hai cominciato, come fai a ricordarli senza Marco, e questa della riunione, ecco perché l'attività resistenziale a Roma c'ha una caratteristica particolare, è agli inizi, si sperimenta a Roma la resistenza urbana, la lotta urbana, nelle zone del nord poi sarà soprattutto una resistenza di montagna, quando dovevano fare dei colpi in città, a Milano mandavano i GAP dalla montagna, facevano il colpo e se ne ritornavano. A Roma vivevano nella città, vivevano in mezzo alla gente, vivevano nelle case degli altri. Carla Capponi racconta una cosa assurda, che è incredibile, che lei sta in una casa del Flaminio che era vuota, l'avevano nascosta lì perché la casa era vuota, e lei deve tenersi i suoi bisogni perché se no scoprono che c'è qualcuno lì dentro e soffre enormemente, finché dopo 3 giorni arriva qualcuno che viene a prenderla. E allora questo significa che nel corpo della città c'è difficoltà anche a vivere. Sasà Bettivegna e Mario Fiorentini dormivano in una carbonaia a via Capo d'Africa, quella da dove parte Sasà con il carretto per andare fino a via Rasella. Quindi era una cosa molto difficile. E il Comitato di Liberazione a Roma, esisteva il Comitato di Liberazione di Roma, ma chi di fatto prendeva le decisioni era il Comitato Centrale di Liberazione, quello dove stava Giorgio Amendola, dove stava Giuliano Vassalli, Pertini prima, De Gasperi, Gronchi, e quindi erano la parte operativa. Tutti criticano, ma hanno preso un'iniziativa autonoma per fare l'azione di via Rasella, ma perché la parte operativa la facevano le formazioni, la facevano i partiti, cioè. E quindi dove c'era il partito che funzionava c'era attività, e anzi intorno all'attività del gruppo di quel partito si avvicinavano anche gli altri. Tu fai la lotta con chi trovi, se in quella zona qui c'erano i socialisti, come? Ma se in una zona non c'erano socialisti, ma c'era il Partito d'Azione
i comunisti e i socialisti di quella zona si aggregavano, perché ancora non c'è quella macchina militare che c'è alla fine del che c'è tra la fine del 44 e la primavera del 45 nel nord. In certi posti è perfezionatissima, la insurrezione di Genova è un capolavoro. Ricordo un corpo d'armata tedesco che si arrende ai partigiani, unico caso in Europa. Ci darebbe da fare dei racconti su quello. Dicevo, a Roma non c'è questo grado di organizzazione, quindi dipende dal fatto che tu trovi che qui c'è bandiera rossa, lì ci sta il Partito Comunista, lì ci stanno i socialisti, lì ci stanno, escono fuori i militari non potevano fare lotta armata, il governo, loro erano dipendenti. A me viene in mente di dire che il Regio Esercito non si è mai sciolto, ma è passato in clandestinità, perché al momento di passare, quando chiedono al capo della città aperta di Roma, che era il genero del re, il generale Calvi, di passare con la Repubblica Sociale, il generale rifiuta, come lui il capo della polizia, e fa in tempo a dare a colonnello del Montezemolo, si scappa e passa in clandestinità. C'è la catena di comando diretta, Montezemolo esce e organizza, anche con i fondi che avevano potuto mettere da parte da tanti reparti, e anche i fondi che, bisogna dirlo, Maria José di Savoia è l'unica di Casa Savoia che pensa ai soldati italiani e lascia dei fondi alla sua dama di compagnia perché serviranno a quei ragazzi quando viene costretta. Lei voleva stare a Roma e fare la resistenza, voleva stare qui e voleva che il marito restasse a Roma, cioè, per salvare la corona tu devi fare la resistenza, devi fare l'azione contro i nazisti, e il re li obbliga a andare con loro. E Umberto, come al solito, non faceva il pesce in barile, lei era decisa e lascia tutto quello di cui disponeva alla zia di Alberto Benzoni, perché serve per quei ragazzi. Questo bisogna ricordarlo, è una cosa che un po' il pregiudizio ci ha portato a non ricordare, ma questo va ricordato, perché Maria José era forse l'unica persona di Casa Savoia che aveva un cervello che funzionava bene, e lei era belga e aveva i familiari, il suo padre era collaborazionista in Belgio, non era come la regina d'Olanda che era un'eroina in Olanda, lui era collaborazionista. Lei quando venne Hitler a Roma fece lo sgarbo, creò un problema diplomatico, non andò a cena al Quirinale, fu un gesto forte per allora. Ma torniamo ai nostri, no, interrompetemi perché io vi tengo fino a domani mattina. Siamo tutti attenti. Quando mi dicono di parlare, quando mi dicono di parlare, mi danno un microfono, è come quando portano un ubriacone in cantina. Posso un piccolo suggerimento? Certo. Allora, perché quando mi sono letto la prima volta, quando ho letto la prima volta Memorie di quartiere, cioè alcune di queste storie qualcosa ne sapevo, la lapide che ricorda Ornello Leonardi, qualcosa di Sfonticcia della parte, cioè. Mi colpì molto la storia della banda del travertino. Ah, sì, sì. Che è una situazione particolare. La vuoi raccontare? Anche perché, Marco, dico una delle cose che mi ha colpito, tra le altre cose, che c'ha poco a che vedere con l'aspetto resistenziale, è il fatto che usavano come depositi di armi, delle radio che servivano per trasmettere informazioni, le osterie della zona. Quindi c'era un nucleo all'osteria dell'Arco del Travertino, un nucleo all'osteria dei Tre Scalini
e un altro non mi ricordo a quale altra osteria, insomma, comunque avevano sistemato tra le botti c'erano in mezzo materiale militare e di forma. La banda del travertino, non so se qualcuno ricorda dove adesso c'è quel palazzo tutto in vetro dietro alle spalle del distributore di benzina, tra il distributore di benzina e il deposito mai utilizzato dell'arco di travertino, in quella zona c'era a un piano sotto il livello stradale una grossa baracca che ultimamente era utilizzata come deposito di vernici, come ferramenta, una grossa ferramenta, e in quella baracca c'era una cappella che si chiamava San Giuseppe al Travertino. A Roma era noto come San Giuseppe al Travertino e non era parrocchia, poi era diventata parrocchia. I missionari del Preziosissimo Sangue che stanno a Via Narni e la ebbero come parrocchia, era stata spostata in un seminterrato di un palazzo, ma nella baracca si chiamava Cappellania e c'era anche la residenza del cappellano. Il cappellano era un prete belga. A Roma ci sono delle cose stranissime. A Roma ci sono quattro istituti di suore appartenenti, una le suore di Mary Knoll che stavano a Tor Pignattara. Erano americane, cittadine americane, in una città occupata dai tedeschi, cittadine di un paese nemico. A San Lorenzo c'erano le suore della Mercede, quelle legate, quelle dove gli anarchici mandavano i figli a scuola, cioè meglio con le monache che con i fascisti, perché il direttore didattico di San Lorenzo era il segretario del fascio. In Prati, a San Giustino, la chiesa di San Giustino dove stavano nascosti i militari, eccetera, eccetera, di fronte c'era un istituto che faceva anche la cucina economica per i poveri e mandava i viveri ai militari nascosti, e la cui superiore era francese. E questo in una città occupata dal nemico di quello. E poi in un altro posto, non mi ricordo dove, c'era una che era spagnola, gli spagnoli erano neutrali, oltre che a Piazza Farnese, a Santa Brigida, c'era una svedese, erano neutrali anche loro. Io credo che queste istituzioni, non tanto le istituzioni, ma quanto le persone, fossero state dotate di documenti di identità falsi vaticani, dovevano essere state dichiarate cittadine vaticane, perché se no non si spiega, è un'anomalia troppo grossa, anche perché insomma era degli Stati Uniti Mary Knoll, quelle di Sister Act, quelle suore lì, e quindi c'erano queste anomalie, e quindi c'era pure un prete belga che aveva cura d'anime, eppure lui probabilmente aveva avuto un documento, perché poi c'era la storia dei documenti falsi, e lui era stato il viceparroco della parrocchia del Buon Consiglio, quella del Quadraro, e da lì era dovuto andare via perché i fascisti del posto non lo volevano. Era un signore alto 2 metri con due manoni così, e lui ha creato questa formazione partigiana, ma perché lui aveva disubbidito di fatto all'ordine del fascismo di sciogliere gli scout. Era uno dei gruppi scout di Roma che erano rimasti vivi clandestinamente, e quindi da lui andavano anche da varie parti di Roma, avevano mantenuto c'era stata un'organizzazione scoutistica clandestina dell'ASCI, quella che poi diventa GESCI fondendosi con le guide, perché tutte le organizzazioni giovanili, anzi gli scout, furono i primi a essere sciolti,
prima del 31, perché erano poi organizzati formazioni, diciamo, paramilitari, e poi perché erano di origine straniera, e perché la pedagogia scout era passata da una pedagogia che era premilitare a una pedagogia che era non violenta. Era una cosa, per primi, e gli scout non accettarono mai di ricostituirli fascisti, e quindi lui li teneva questa cosa clandestina, e li portava, li teneva organizzati, gli faceva fare le uscite come si fanno normalmente con gli scout, e si chiamava in un altro modo che non mi ricordo, qualche cosa che non mi ricordo c'è. E a un certo punto si chiamava Desiderio Nobels di nome. A un certo punto vede la situazione e dice: qui bisogna fare qualche cosa di più. E c'aveva qualche militare che stava alla macchia, chiama un po' lì intorno qualcuno che sapeva, che conosce il Movimento Cristiano Sociale, che era un movimento di cattolici socialisti, e poi c'erano pure i cattolici comunisti, c'è una donna, una delle promotrici era una donna, una dirigente dell'Azione Cattolica, che va nella prima primo gruppo della banda, e conosce gli ufficiali di Marina. Io non so mai saputo dove stava l'insediamento della Marina in questa zona. Sapevamo quello dell'aeronautica all'Appia Pignatelli, ma non ho mai saputo dove stavano localizzati. E c'è un gruppo consistente di marinai, ma marinai che stavano al ministero, però andavano a lavorare al ministero. E poi gli mancava un po' di supporto politico, e prende contatto con l'ottava zona del Partito Comunista a Tor Pignatara, e da lì arriva un dirigente di prestigio, Nino Frinchillucci, che poi sarà un importante dirigente della Federazione Romana del Partito Comunista. E questi erano, quelli dell'ottava zona erano dei partigiani scafari, hanno fatto delle azioni notevoli, anche lontano, arrivavano sulla Casilina fino a Breda, e delegano un gruppetto a partecipare alla vita di questa banda partigiana. È l'unica banda partigiana, ce ne sono altre nel nord, ma a Roma è l'unica banda partigiana che ha un prete come comandante, e organizzano soprattutto le cose, avevano depositi di armi, ma non fanno azioni armate. Io credo forse qualcuno hanno fatto qualche attentato alle cose e non alle persone, a meno che poi sul versante casilino Frinchillucci e gli altri va a capire se era per la banda travertina o per la banda del Partito Comunista. Loro le azioni armate le hanno fatte da quella parte di là, e loro fanno azioni di sabotaggio, fanno azioni di informazione. Quelli della Marina dovevano essere qualche nucleo del SIOS, il Servizio Interno di Informazioni della Marina, e si sono occupati e facevano avere le informazioni necessarie per sapere dei movimenti verso il fronte, delle cose che hanno fatto attività e poi di salvataggio delle persone. E nascondevano sia nella baracca che faceva da chiesa, sia in vari posti, come diceva giustamente lui. E noi immaginiamo che da via Tuscolana, dopo via delle Cave, c'erano le cave, iniziava la campagna, la sagrestia della Banca d'Italia non c'era, c'era Villa Einaudi, che era poi abbastanza, mi pare che addirittura non ci fosse nemmeno il recinto, era una specie di parco, e questa zona era,
era piena poi di gente che fluttuava dalla campagna alla città, e quindi era anche facile sgattaiolare, nascondersi. Nelle cave c'erano certamente militari clandestini nascosti. E pensate che Don Morosini partiva, lui stava in Prati e i suoi stavano a Monte Mario, però lui veniva a prendere da mangiare al deposito dell'aeronautica che stava a Appia Pignatelli, e poi veniva anche a contattare questi militari che stavano a Via delle Cave, e soprattutto veniva qui la mamma dei Ripa di Meana, Fulvia Ripa di Meana. Su Repubblica c'era una vignetta che era da Fulvia sabato sera, era un po' il salotto di Fulvia, era Fulvia Ripa di Meana. Fulvia Ripa di Meana, Vittorio Ripa di Meana era uno dei fondatori di Repubblica. Fulvia era la cugina del colonnello Montezemolo, era quella che deteneva la tassa del fronte militare clandestino, e quindi andava a portare a questi militari che stavano a Via delle Cave quello che gli spettava, perché il fronte non pagava, non dava lo stipendio ai militari, ma gli dava le risorse per poter campare. Montezemolo si rifiutò di dare, cioè non devono essere soldati, devono essere militanti, di dare lo stipendio ai militari, mentre qualcuno si è sfilato proprio per questo, anche qualche personaggio di alto livello. Il fronte militare clandestino era una singolare formazione militare, dove un tenente colonnello comandava dei generali con piena delega da parte dello Stato Maggiore e del governo. Ci sono i messaggi che comunicavano con Bari e Brindisi tramite la radio, e tramite la radio ricevevano gli ordini e anche avevano una comunicazione abbastanza costante. La radio nella Resistenza è stata importantissima, e nella Resistenza romana lo è stata ancora di più. Arrigo Paladini, uno degli eroi di Via Tasso, lui stava a Roma in missione, inviato dal governo del Sud, inquadrato nell'ambito dell'OSS, cioè l'Organizzazione di Informazioni degli Stati Uniti, quella che forse qualcuno di voi forse conosce e ha letto, forse il libro Una spia a Roma di Peter Tompkins, che racconta tutta la storia di questa... stiamo parlando di persone che avevano 24-25 anni, Peter Tompkins, e 22-23 anni Paladini. Il numero uno americano a Roma dell'Organizzazione di Informazioni aveva 24 anni. Giuliano Vassalli, quando viene catturato e celebra il suo 29° anno a Via Tasso, noi abbiamo sempre detto vecchi partigiani. I partigiani erano, nell'80% erano giovani, erano militari di leva che non avevano accettato di arruolarsi, erano tanti giovani come Ornello Leonardi. Le Fosse Ardeatine sono una quarantina i minorenni, si diventava maggiorenni a 21 anni. Riflettiamo su questo, la meglio gioventù, era la meglio gioventù quella. Pensate a Persichetti, o pensate a Romualdo Chiesa o altri, sono dei... pensate a Giorgio Labò, l'artificiere dei GAP, quello che fabbricava gli esplosivi per i GAP insieme con Gianfranco Mattei. Gianfranco Mattei era trentenne, ma era uno scienziato. Quando Giulio Natta riceverà il premio Nobel per la chimica, lo dedicherà a Gianfranco Mattei, perché senza i suoi studi io non potevo arrivare a questo punto. E lui si suicida a Via Tasso. Io non ho mai creduto che si sia suicidato, però
anche la famiglia ha sempre accreditata questa, per non tradire i compagni, perché sapeva che torturavano, avevano torturato la Bo e lui aveva posso cedere, e allora si è tolto la vita. E questo è manda il suo ultimo biglietto tramite un cappellano che aveva dato, che aveva frequentato via Tasso, dietro la matrice di un assegno per i suoi parenti. E Giorgio Labò manda un biglietto al suo maestro, Giulio Carlo Argan. Queste erano persone di altissimo livello intellettuale, e non solo loro, perché poi ce n'erano anche altri, e a via Tasso ne sono passati tanti. E quindi questi giovani, questi erano prevalentemente giovani, e molti erano studenti. Armando Ottaviano, un altro del quale abbiamo parlato, Armando Ottaviano era un giovane povero, che aveva fatto l'avviamento, la scuola di avviamento, e poi era andato all'istituto, lì sono la scuola media Diaz e dall'altra parte c'è l'istituto professionale, ma non era scuola media, era scuola d'avviamento quella. Quindi l'avviamento era la prosecuzione per imparare un mestiere, quindi si faceva la scuola d'avviamento e poi dopo si proseguiva con l'istituto professionale, diverso dall'istituto tecnico, perché già era socialmente, secondo l'organizzazione scolastica, un passo avanti di categoria andare all'istituto tecnico, poi c'erano i licei. E Armando Ottaviano studia, prende il diploma di avviamento, poi prende il diploma dell'istituto professionale, lavora facendo un mestiere, non ricordo se era meccanico o elettricista, e studiando la sera si laurea, prende prima la maturità classica e poi prende la laurea in lettere durante la guerra. Noi abbiamo la tesi di laurea di Armando Ottaviano a via Tasso, e la tesi di laurea riguarda il Risorgimento, era il grande maestro della storia del Risorgimento, Ghisalberti, che l'aveva 103 prese, e la sua tesi era Ferdinando IV e gli insorti di Modena. Ci fu la insurrezione a Modena durante il Risorgimento e il Granduca, il Duca di Modena, prima fece finta di stare con i congiurati e poi li tradì. E lui disse che questa era una metafora dei Savoia. E lui era convinto, si occupava della formazione dei quadri di Bandiera Rossa. E lui era convinto che l'insegnamento della storia era la prima cosa che bisognava fare quando si istruivano politicamente dei giovani. E quindi era stato addetto, e i suoi compagni hanno raccolto delle testimonianze su di lui bellissime, un opuscolo uscito immediatamente alla fine del 44, all'inizio del 45, molto bello. Come l'altro opuscolo lo fecero i compagni di Giorgio Labò, ma lì ci stanno personaggi di altissimo livello, ci sta Giulio Carlo Argan, ci sta altri studiosi di Gane, e il giovane Alberto Lattuada, perché Alberto Lattuada era architetto e aveva fatto il Politecnico insieme a Labò, a Giorgio Labò, e quindi c'è anche lui, il padre era un architetto. Noi l'abbiamo ripubblicato questo opuscolo, che è andato un po' a ruba, ma la cosa importante era che nel dopoguerra sia Labò sia Mattei vennero ricordati dal Politecnico di Milano. Intanto a Labò dettero la laurea honoris causa, a Mattei intestarono l'Istituto di Chimica, e l'inaugurazione dell'anno accademico 45-46 al Politecnico di Milano fu dedicato, fu un'atta che parlava di Labò. Questo è perché dicevo la meglio gioventù,
che questi erano. Mario Fiorentini allora era un giovane scapacchione, un giovane che faceva teatro, anche lì a un livello alto, perché il Guff Teatro c'era Gassman, c'era Adolfo Celi, c'era Anna Problemer, c'erano tutta una sfilza di persone, e lui era il coordinatore. Poi finita, si prende due medaglie d'argento, non so quante croci di guerra, eccetera. Dopo la guerra che fa? Si mette a studiare e diventa autodidatta, studia la matematica e comincia a frequentare, laureato, l'Istituto di Alta Matematica, ma ancora neanche lavorava, cioè le supplenze, era un precario. Certo giorno Lucio Lombardo Radice gli dice: ma tu con questa testa, ma perché non ti metti a studiare sul serio? E gli dà un po' di dritte, e dopo poco, non molto tempo, lo mette in cattedra e diventa uno dei più grandi matematici del mondo. Fonda l'Istituto di Matematica dell'Università di Ferrara, e lì a Roma lo tenevano un po' al margine, e lui fa di Ferrara un centro italiano di studi matematici, e ha i rapporti con decine di università americane. Quando lo invitano negli Stati Uniti a fare delle conferenze di matematica, lui impone per ogni conferenza di matematica una conferenza sulla resistenza romana. Se volete la conferenza su non so che cosa, della geometria commutativa, io vi devo raccontare che cos'era la resistenza romana. E queste cose, nelle carte Fiorentini ci sono dei ritagli di queste conferenze che ha fatto negli Stati Uniti. Io divago e vado anche su altri argomenti, però io mi fermerei se avete delle cose da chiedere, perché non vorrei perdere l'occasione, ecco, perché voi avete seguito quelle precedenti. Non importa che io non abbia finito un discorso compiuto, lo completiamo nel dialogo nostro, credo che sia la cosa migliore, perché se no io continuo a raccontarvi cose, forse una cosa possiamo dire. Dopo la liberazione si tenne a Roma nel 45 il primo congresso della Federazione Romana del Partito Comunista, che era mi pare il quinto congresso del partito, è quello che approva lo statuto nuovo del partito, che diventa Partito Comunista Italiano, non più Partito Comunista d'Italia, sezione della, già non era più sezione dell'Internazionale, perché l'Internazionale era stata sciolta, e comunque il nome Partito Comunista Italiano lo assume. È il famoso congresso che approva l'adesione al programma e non all'ideologia. E a Roma ci sono delle persone che stanno, non si tengono più, perché si erano accorte di qualche cosa che stava succedendo dentro il partito, che era l'emarginazione delle donne. E io credo che sia stata l'iniziativa di Maria Michetti, non può essere altro che lei, una persona che non ha mai detto le cose che ha fatto, e ne ha fatte tante. Forse la più nota è che lei ha trovato tutte le location a Rossellini per girare Roma Città Aperta, e gli ha raccontato lei un po' di storie. Ma lei che cosa fa? Mette insieme, non so come si chiamasse allora, commissione femminile, sezione femminile, e fanno un opuscolo che presentano al congresso, perché i compagni tutti sapessero. L'opuscolo dice: le donne di Roma nella resistenza, nella lotta di liberazione. Attenzione, le donne di Roma, non le donne comuniste, perché c'è la coscienza che bisogna stare insieme, che le donne vanno ricordate tutte per quello che hanno fatto. È di una modernità questo opuscolo, straordinaria. Anche il linguaggio non è il linguaggio della propaganda. I gruppi di difesa della donna spesso ripetevano al
al femminile il linguaggio del maschile. La prima Udi, un po' così, lì usano un linguaggio piano, ricostruiscono storie di proletarie e storie di nobili donne che hanno però operato. È una cosa che noi ogni tanto l'abbiamo rimesso su Facebook, non l'abbiamo sempre fatta conoscere la copertina, ma non ci azzardiamo a pubblicarlo noi, e né mai ci è venuto nulla da parte dell'Istituto Gramsci di proposta di pubblicarlo. Noi abbiamo chiesto all'Istituto Gramsci, perché l'unica copia che c'è sta nella biblioteca del Gramsci, e quindi sanno che l'abbiamo chiesto in tante occasioni. Adesso però, se possiamo, a un certo punto mi decido e lo facciamo, lo ripubblichiamo integralmente, perché lì vengono raccontate dalle tabacchine della manifattura tabacchi di Trastevere, alla storia di tante altre delle donne, degli attacchi. Non c'è ecco una cosa importante: non c'è nessun riferimento al ponte dell'industria. Per me questo è un indice significativo. Non ne parlano, perché se fosse stata una cosa molto sentita, probabilmente trovava spazio lì. Se trovano spazio tante cose, quella avrebbe trovato spazio. Beh, vengono raccontate, per esempio, c'è una cosa molto importante, ci fa capire il clima poco prima delle Ardeatine. Il 12 marzo c'è una cosa che succede a Roma che non poteva succedere in nessun altro posto d'Europa. È l'anniversario dell'elezione del Papa. Lo sanno tutti, si passano la voce, e a Piazza San Pietro ci sono circa 100.000 persone. Ci sono una parte consistente di militanti per trasformare quella, sia per propagandare, sia per trasformare quella manifestazione in una manifestazione contro l'occupazione, per la pace, per il rispetto della città aperta. La manifestazione riescono quantomeno a smuovere, perché poi figuriamoci, la PAI e le forze di polizia bloccano qualsiasi tentativo di uscire da Piazza San Pietro. Però questa cosa si risente forte. Tam tam orizzontale passa per tutta la città. Nel frattempo c'erano state delle donne borghesi e aristocratiche che da parte loro avevano raccolto una sottoscrizione che aveva avuto più di 1.000 firme, che c'erano anche avevano contribuito gruppi di difesa della donna. E questa sottoscrizione, che di fatto richiedeva proprio quelle cose, richiedeva ai nazisti il rispetto della città aperta e agli alleati di smetterla con i bombardamenti, proprio perché rispettassero la città aperta, raccoglie, c'è in quel libretto pubblicata una fotografia del documento con tutte le firme intorno delle promotrici, la consegnano nelle mani dei rappresentanti diplomatici delle potenze alleate che erano accreditati presso la Santa Sede, perché stavano in Vaticano, perché erano le potenze che avevano i rapporti diplomatici con la Santa Sede, e c'erano le rappresentanze diplomatiche, e loro le consegnano per farle avere, e quindi quella va nelle mani del Papa, va nelle mani degli ambasciatori di Francia, di Stati Uniti, di Inghilterra, dei paesi belligeranti e neutrali. E è una cosa importantissima, e le donne comuniste di questo ne fanno una cosa propria, la sentono come una cosa propria, quindi individuano una lotta di donne dentro la lotta di tutti, e questo è una cosa per me importantissima, anche perché le donne sul piano non solo quantitativo, ma sul piano morale, sul piano
civile sono state la spina dorsale. Nelle storie della Resistenza se ne è sempre parlato poco, quasi niente. E questo per me è una cosa importantissima. Quell'opuscolo vale oro. È una cosa che bisogna poi farla conoscere, e soprattutto perché è scritta con questo spirito. Sono le donne, non solo le donne comuniste. È una cosa che, rispetto al dopo, capiamo come il deteriorarsi della vita politica ha deteriorato anche un aspetto etico della società. Ci è voluto il femminismo degli anni 70 per riportare a quel livello le cose. È una cosa importantissima questa. Io sono, ormai lo dico in conferenze, l'ho scritto e continuo a scriverlo, che noi dobbiamo scrivere ancora metà della storia, quella non del contributo delle donne, ma delle donne nel lavoro, nella lotta di tutti, insieme. Non è una storia separata quella delle donne nella Resistenza o nella storia d'Italia. È un pezzo della unica storia, è un pezzo non secondario, e in particolare in quelle circostanze, perché chi è che ha fatto vivere, mangiare, nascondersi, vestirsi tutti gli altri, e non solo i propri figli, anche i figli degli altri e gli uomini di qualsiasi. Pensate che per Roma tra i clandestini c'erano dei militari alleati neri. Ecco, tanto per concludere con un episodio che è avvenuto poca distanza da noi. Abbiamo ricordato prima lo sferisterio di Viale Castrense era stato dedicato dai nazisti a tenere rinchiusi i militari di colore che avevano catturato ad Anzio, sul fronte di Anzio e di Cassino. Quindi c'erano dei militari neri, c'era una grande cancellata davanti allo sferisterio, questi stavano lì tutti addosso, come succede quando c'è una cosa, tutti vanno nel posto che permette di vedere fuori. Abbiamo visto tante volte questi poveri disgraziati dei centri di raccolta degli immigrati. Passa una Seidegger di soldati, con i tre soldati sopra, e uno prende il mitra e gli sventaglia il mitra contro il cancello. Non si sa, ma sembra appunto che ne abbia uccisi tre. Senza che nessuno chiamasse nessuno, nell'arco di non molti momenti, da via La Spezia, da via Terni, arrivano le donne in nero che si schierano fuori del cancello in ginocchio e dicono il rosario. Le SS stanno lì con i mitra in mano e non sanno che fare. Questa è una scena incredibile. Era stata pubblicata da un giornalista, Il Tempo era allora un quotidiano per sei mesi nel 1945, un quotidiano socialdemocratico. Sì, perché da giugno fino a dicembre. Poi lo prende Angiolillo. Il direttore era Leonida Repaci, socialista. Un giornalista del Tempo raccoglie questa informazione, la racconta nella prefazione di un libretto dedicato ai episodi della Resistenza. Per 60 anni tutti se ne dimenticano. Un cronista dell'Unità, che ha scritto un bellissimo libro sulla Resistenza romana, Cesare De Simone, purtroppo ci ha lasciato parecchi anni fa, non ero ancora presidente del museo, stavamo progettando dei lavori da fare insieme, scrive questo libro, Roma città prigioniera, bussa per tutte le case di via La Spezia e trova l'ultimo superstite, la cui madre era una di quelle donne. Quindi trova quello che,
che lui aspettava che venisse confermata quella informazione che era nella prefazione dell'altro libro. E Cesare Simone è lo stesso che mette in dubbio, la racconta la storia delle 10 donne del Ponte dell'Industria, ma la mette in dubbio. Poi quando la deve raccontare scrive un romanzo, non scrive un'opera di storia. Ecco, Cesare ci ha ridato, secondo me, questa immagine di questa storia delle donne di fronte ai corpi dei militari neri uccisi dai nazisti, è quasi importante come quella dell'altra cosa che scopre Cesare, che c'è una 336esima vittima delle Ardeatine, una donna, una contadina che stava raccogliendo la cicoria sul poggio dove sotto c'erano le grotte. La sentinella tedesca gli dà l'alt, le dà l'alt, lei è sorda, non sente, quello l'ammazza. E io tutte le volte che facciamo qualche cosa il giorno delle Ardeatine eccetera, ricordo sempre Fedele Rasa, così si chiamava, era una contadina di Gaeta, che stava, pensate, stava concentrata come tutti gli sfollati alla Breda sulla Casilina, era andata per raccogliere la cicoria, era arrivata fino alla via Ardeatina. Ecco, e questa Fedele Rasa è ormai per me una compagna che ogni tanto me la ricordo, no? Questa non me la dimentico mai. No, scusate perché avevo detto che smettevo e continuavo. Gianni Frede. Vabbè, vediamo. E io credo che se ci sono interventi è il momento opportuno, insomma, per, visto che... No, c'era una domanda, ma pure a me la memoria non mi aiuta tantissimo, di una partigiana che un po' di tempo fa, insomma, in occasione di un 25 aprile, che abbiamo fatto una manifestazione, praticamente abbiamo chiamato la notte della liberazione. Ah, scusa, noi qui abbiamo avuto in zona un'importantissima partigiana. Uno e 50, 52 d'altezza. Giovanna Martirano, indimenticabile. Una volta a Roma c'era piccola ma tutto pepe, è stata straordinaria, ecco, la voglio ricordare. E abitava a Piazza Tuscolo. No, stavo dicendo, cioè, per quanto riguarda la questione femminile delle donne partigiane, che poi al di là del fatto che poi col tempo, quindi nella storia, manca quindi un pezzo effettivamente, quindi che deve essere poi completato anche del ruolo che hanno avuto le donne partigiane, la cosa che mi ha colpito moltissimo dello scritto, che non mi ricordo il nome, credo che non fosse però romana, che invece lei testimoniò il fatto che appunto che finita la guerra sono stati direttamente i propri compagni che immediatamente loro negarono quindi questa difficoltà, non direttamente, quindi immediatamente nello stesso periodo, quindi questo non riconoscimento, e anzi erano anche guardate piuttosto malamente anche negli ambienti, nei piccoli paesi, nei piccoli centri dove poi vivevano, quelle che erano state partigiane comunque avevano una sorta di, cioè non erano state appunto apprezzate e valorizzate. Quindi questa cosa mi ha colpito tantissimo, quindi questa cosa... Sì, questa è una cosa... Pensate che il 25 aprile, ma a Milano, il 26, della grande sfilata dei partigiani che sono scesi dalla montagna, si escludono le donne, e le donne che partecipano non possono portare i pantaloni. Questa è gli obblighi sono nessuna bandiera rossa, solo tricolori, e le donne che non possono portare i pantaloni e devono sfilare, se sfilano, in gonna, ma è una infima minoranza. Quanto poi agli appellativi che
che davano, voi pensate, se c'è una città martire in Italia è Boves, due volte incendiata. La maestra di Boves andò con i partigiani in montagna, siccome era anche pittrice, ha lasciato una straordinaria serie di immagini sulla guerra partigiana in montagna. La prima esposizione è stata fatta a Roma a Via Tasso, perché a Boves ancora non la inaugura il presidente Gronchi, l'ha inaugurata. Adesso fa bella mostra nel Museo della Resistenza di Boves, che sono tre o quattro cose che stanno a Boves. Una è la mostra dei dipinti. Lei, appunto, a Boves non potevano fare questa mostra, perché loro, il minimo appellativo che gli davano era puttana. Questa era la situazione che si era ricreata dopo. Ora, Boves è un luogo, come un po' il Cuneese, tra i più chiusi. Pensate, Cuneo è la provincia italiana in cui Almirante non ha mai potuto fare un comizio, perché scendevano i montanari con le bestie, occupavano la piazza e guai. Adesso c'è l'amministrazione di destra, dopo un'amministrazione leghista, un'amministrazione pienamente di destra. Come no? Nel senso, vuoi il microfono? Sì. Beh, diciamo che Palisello ha fatto un racconto bellissimo, tra l'altro una memoria impressionante, secondo me, che ha citato nomi, posti, luoghi, episodi, e quindi ha raccolto una parte delle cose raccontate nel libro e poi ha introdotto anche tutta un'altra serie di informazioni sconosciute che non sapevo, credo anche molti. Le ho imparate dopo. Di noi, qua dentro, di grandissimo interesse. Io una delle cose che volevo sapere è se, per esempio, quel libro che io ho letto, ce n'ho una copia, forse qualcuno di voi ce l'ha, se c'è l'idea di ripubblicarlo. No, perché ce ne abbiamo ancora una grande quantità, cioè, quindi a 10 euro chi vuole viene, lascia 10 euro nella cassetta e si prende il libro. Bellissimo. Do la informazione. Allora bisogna farlo sapere. Aspetta, intanto, non so se avete sentito tutti, se no aspetta, ripeto. E poi scusa solo un secondo, invece sì, sulla vicenda, sulla storia in particolare della resistenza in questo quartiere, una delle cose che mi ha colpito anche con qualche sofferenza, diciamo, il fatto che ci siano stati tantissimi episodi che dimostrano l'efficacia delle spie che hanno mandato in prigione e poi alle ardeatine tantissimi di quelli, anche personaggi importanti, persone di grande cultura e anche ragazzi giovanissimi che sono stati o traditi o denunciati da spie e che li hanno portati a morire. Una cosa veramente che ha interessato tanti dei personaggi che sono raccontati e vicende sono raccontate in questo libro. Allora volevo ricordare che il libro Memorie di quartiere è reperibile ancora in un certo numero di copie al museo di Via Tasso, al Museo della Liberazione. E se poi vuole aggiungere qualcosa, tanto poi deve rispondere. Sì, ricordiamo una cosa, l'editore è di questo territorio, è di Lazio che sta in Via Taranto. Loro l'hanno finito, noi le stampammo. Grazie al contributo della provincia di Roma, un bel numero di copie. Mi ha fatto molto piacere sapere che l'hanno finito, perché significa che ci sono andate tante persone a prenderlo e l'hanno preso senza, forse loro gli hanno fatto qualche sconto, ma che loro hanno potuto fare il loro, perché si caricarono, fu enorme la spesa, perché un bel volume. Un chilo e 250 grammi. Quindi noi adesso ce l'abbiamo, anche parecchie copie, e noi lo diamo
maniera promozionale, non ricordo, 22 euro mi pare il prezzo di copertina. Noi lo diamo a chi offre, noi non possiamo vendere libri, noi diamo dei libri in omaggio a chi fa, chi versa dei contributi per il museo. A chi versa un contributo di 10 euro può portarsi i 1250 grammi e con tutto il contenuto che hanno. Oh, tra l'altro vi dico una cosa preziosa, che è la prima che abbiamo fatta, è la carta dell'allora nono municipio, per far capire com'era allora questa parte di città, che non era quella di adesso né la parte della Roma Umbertina, quando qui erano tutti campi, la parte urbanizzata oltre Porta San Giovanni, dove era arrivata nel 1939. C'è una bella cartina e qualcuno hanno fatto ingrandimenti in alcune scuole, se la sono riprodotta perché l'hanno anche utilizzata per altri scopi. Oh, la cosa di Gianni è giustissima l'osservazione, però su questo bisogna essere chiari. E Kappler era un poliziotto che sapeva alla perfezione il suo mestiere. Era una persona di grande intelligenza, un'intelligenza volta al male, e è riuscito a tenere questa città. Badate, Roma dall'8 settembre al 4 giugno non è passato un giorno in cui non ci sia stato qualche cosa di importante. Non c'è stata l'insurrezione finale, ma sono stati 9 mesi di insurrezione. Quando dormiva da una parte, andava da un'altra. Quando è la zona di Roma più importante ai fini della resistenza, del movimento e quindi della quantità anche di iniziative, di cose non solo armate, noi sappiamo dei gap. I gap erano piccoli gruppi che stavano in varie zone del centro, soprattutto perché erano i gap territoriali, hanno lavorato poco. La ottava zona, che è una delle più importanti di quelle locali, non era GAP, ma era proprio una formazione anche numerosa di parecchi partigiani combattenti proprio, e non erano che colpivano, hanno fatto azioni in campo aperto addirittura, e quindi non erano semplicemente mordi e fuggi. Quindi questa è una prima cosa da tenere presente. Kappler è riuscito a tenere questa città ribelle mai domata, dice una canzone, con meno di 200 persone, che lui aveva qualche decina di sottufficiali e poco di più di agenti. Quindi questo è. Però i collaborazionisti diretti non erano più di 80. Noi forse siamo riusciti ad avere l'elenco. Non erano più di 80. Quindi non era un grande numero. C'erano quelli occasionali. C'erano quelli che finivano sotto tortura e che parlavano. Una cosa che a me mi ha fatto molto. Arrigo Paladini, su una delle pareti della sua cella, scrive: ormai sono condannato a morte. Fortunato Enrico, che è partito per il nord, lui sarà salvo. Enrico sarà uno dei caduti della storta. Lui si è salvato. Questa è l'insondabile della storia, no? E non erano più di 80. C'è Amedeo Osti Guerrazzi che scrive ogni tanto qualche articolo, soprattutto in certe occasioni, e ritorna su questo fatto della grande delazione che a Roma è stata fatta contro gli ebrei. Kappler scrive che nella operazione dell'8 settembre gli italiani non ci sono entrati per niente. Anzi,
non si sono visti nemmeno gli antisemiti. Gli altri sono passati dalla passività all'opposizione. Gli ebrei romani erano poco più di 10.000, contando anche quelli che non erano iscritti alla comunità. Sono stati uccisi poco più di 2.000. E gli altri, chi li ha salvati? Hanno salvati i romani, non solo le suore, ma i cittadini romani, che non hanno parlato. Cioè, nonostante la delazione è un fatto gravissimo, Kaplan stava per vincere. Prima, una delle ragioni per cui si decisero a fare l'azione di Via Rasella fu che Kaplan aveva quasi vinto. Bisognava dargli una botta che doveva, gliel'avevano chiesto gli inglesi fortemente, perché i soldati al fronte di Anzio non reggevano più, sul fronte di Cassino mesi e mesi e mesi non ce la facevano più, dovevano capire che a Roma c'era qualche cosa che era importante e che i romani in qualche modo stavano facendo qualche cosa. Per questo è stata fatta un'azione così rilevante e significativa, un'azione di guerra, ricordiamoci, non era un'azione. E l'altra cosa, ricordiamo, perché questa è una cosa che non è stata mai detta chiaramente, gli effettivi del battaglione Bozen non sfilavano con la divisa da parata, ma sfilavano con 4 bombe a mano ciascuno, infilate di quelle bombe a manganello, e con 2 cartucciere a tracolla. L'effetto devastante dell'esplosione è dato dall'esplosione delle bombe che questi portavano addosso, perché è stata una vera e propria azione di guerra. Dopo di allora i partigiani non sono scappati a nascondersi, hanno ingaggiato, hanno combattuto con bombe a mano e con 2 fucili mitragliatori e gli altri la pistola, con quelli che li stavano cercando. Quindi è una vera e propria azione di guerra, di cui l'esplosione è anche una parte. E quindi bisogna ricordare questo, che non è una cosa. E poi c'è le altre 2 cose importanti che non si dicono. 4-5 anni fa, il 25 aprile, l'Unità pubblicò la fotografia di un volantino che un magistrato militare, Luca Baiada, aveva trovato nell'archivio dell'IRSI in copia che Cesare De Simone aveva fotocopiato all'archivio centrale dello Stato. E che poi in fotocopia stava presso l'Istituto Romano per la Storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza. Che dice questo volantino? È firmato i fascisti romani. Racconta quello che poi hanno raccontato sempre i fascisti. Cioè dice i partigiani non si sono presentati come era stato loro richiesto. Quindi il 28 marzo 1944 i fascisti mettono in circolazione questa bugia, e poi per 70 anni loro hanno continuato a crederci e hanno chiesto a tutti gli altri di crederci. Quando è uscita sta cosa sull'Unità, avrei voluto vedere Repubblica che la riprendeva, avrei voluto vedere il Corriere della Sera d'allora che la riprendeva, ma nemmeno il Manifesto la riprendeva. Quindi a volte siamo noi che ci diamo le zappe sui piedi. A proposito di questo, mi sentite? Di questo che sta dicendo lei? Grazie. Scusa, stiamo registrando forse, quindi è meglio che lei conto. E grazie alla Russa che abbiamo saputo, ci hanno trasmesso ed hanno trasmesso alle generazioni successive alla mia, che questi erano quelli che ha descritto lei. Questi che sono stati uccisi a Via Rasella, le vittime della rappresaglia, non della rappresaglia, le vittime dell'attentato dei partigiani, erano soldati tedeschi.
Certo. Ma la, grazie alla Russa finalmente qualcuno si è messo in televisione a spiegarlo questo. Le generazioni appresso la mia, questo non lo sapevano, si continuava a dire che erano questi che tornavano, era una banda che era finito di suonare. Ma grazie alla Russa, cioè quello ha buttato, ci ha offerto questa banda, finalmente qualcuno l'ha ascoltato in piano di divina. Ringraziamolo, io gli chiamerei qualcosa, anzi. Parlami, in realtà è mancato anche il tempo, perché in realtà che sì, certo, quella sì. È la prova provata, quella che hanno detto tempo, quindi non è vero che quello che Kapler e Kesselring ai processi ai quali sono stati sottoposti hanno detto chiaramente, ha detto Kesselring, gli hanno domandato esplicitamente: ma voi avevate fatto un appello ai partigiani perché si costituissero? E Kesselring ha detto non solo di no, cioè noi non l'abbiamo fatto, adesso che ci penso poteva essere una buona idea, ma è una buona idea per oggi, non per allora. Questa è la risposta sua, perché non c'era neanche il tempo, perché si svolge tra Berlino e Roma una trattativa. Perché Hitler vuole, prima di tutto, chiede di distruggere tutto il quartiere con la dinamite. Poi lo dice, beh, allora ammazzatene 100 per ogni tedesco. Che erano i sovietici, venivano uccisi 100 per ogni tedesco. Come si fa? Non... Dice, allora 50, erano i polacchi. E Kapler avanza l'idea, siccome l'avevano già scritto su un manifesto, di ammazzarne 10 per ogni tedesco. Il manifesto è quello della strage di Pietralata, la prima rappresaglia che viene fatta, che se avete letto, se avete la storia di Elsa Morante, andatela a risfogliare, perché Elsa Morante racconta quando questo manifesto uscì. E lì c'è scritto che ne avevano presi 10 per ogni perché un tedesco era stato ucciso, e quindi si concordano. Poi però non ce l'avevano nemmeno, tant'è vero che cominciano quelli che stavano a Via d'Asso, e questi sono solo 70, e a Regina Celi ne mettiamo insieme un altro po', e poi ecco, guarda, il braccio tedesco, e poi vediamo, mettiamoci un po' d'ebrei. Ce n'erano un'altra settantina, ma qui non bastano. E arriva in questione Caruso col suo elenco, e l'elenco complessivo era con delle persone in più, con quelli in più. E quindi l'altra cosa che non è vero che sono stati condannati per i 5 in più, sono stati condannati per la strage. Questa è una cosa importante ricordarlo, perché non era, sono stati condannati per omicidio per quelli, ma la strage resta. E poi ce ne sarebbero altre di altre cose su. Se puoi venire così. No, voglio sapere se nel quartiere, oltre al Quadraro, ci sono stati altri episodi di rappresaglie nazifasciste. E poi ti ricordi l'aneddoto che ci dovevi raccontare su Gramsci? Quello ve lo racconto perché è bellissimo. Ci sono stati delle uccisioni singole, come quella di come si chiama, a Via Taranto, del Partito d'Azione, sua. Prima di arrivare a Via Taranto, a sinistra c'è
su, dove stavano quelle, quelle due vecchie con i capelli gialli e arancioni che si sempre affacciate alla finestra, erano famose, famose nel, nel quartiere. E lì c'è uno che è stato ucciso sul posto mentre andava verso via Tasso, mentre scappava, che lo stavano accompagnando a scappare. E un altro si chiamava Messina, è stato, lui era un ufficiale e quindi c'aveva la pistola d'ordinanza, era comunista, era conosciuto come comunista, l'hanno trovato a casa, gli hanno, hanno visto la pistola e l'hanno ammazzato, l'hanno fucilato non a, a, a Forte Bravetta, ma l'hanno fucilato sul posto. E poi ci stanno, e io mi ricordo altre due cose però un po' confuse, cioè, no? Dovrebbero esserci in altri due casi, ma sempre di uccisioni individuali. E queste le, invece c'era un, la, la sezione Ampi di Marino è intestata ad Aurelio Del Gobbo, che è morto non, non molto tempo fa. Era un partigiano della Banda dei Castelli, un dirigente poi del Partito Comunista anche di alto livello, del livello provinciale, e è sempre ha avuto molto rispetto, molta venerazione tra i compagni, perché che cosa aveva fatto? Aurelio Del Gobbo era un capomastro imprenditore, piccolo imprenditore edile, aveva un pezzo di terreno lungo la via Nettunense, a un certo punto dopo, cioè, si chiama Istituto Pio XII, c'è una strada che porta dentro, adesso è tutto costruito, quella arrivava a un certo punto e c'era un grosso canneto di 2000 metri quadri, no, di più di 2000, adesso non mi ricordo quanti, e in mezzo a questo canneto lui aveva costruito un tinello, due locali. E mi auguro che ci sia ancora, perché c'era questo tinello ancora tanti anni fa, anche se intorno avevano costruito tutto, e c'era una lapide. In questo luogo c'era un po' di cose. Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti educavano le vie del socialismo le masse dei comunisti dei Castelli Romani. Ora, allora le masse dei comunisti dei Castelli Romani credo che non fossero più di una cinquantina, perché se, se gli ufficiali iscritti al Partito Socialista erano 58, non bisognava confonderli con i voti che prendeva, ma i militanti del Partito Socialista erano 58, almeno doveva essere almeno 57 al massimo. E però non era questo l'episodio. È che Gramsci e Togliatti ci andavano davvero lì, ci andavano con o il tramvetto a due piani che andava a Velletri, qualcuno lo ricorderà, ricorderà anche di averlo preso magari, ce n'erano due, uno andava a Velletri e un altro a Rocca di Papa e un altro a Tivoli, e allora arrivavano, lo andavano a prendere a all'inizio della salita delle Frattocchie col carretto e li portavano fino, fino là. Ma qualche volta invece di prendere il tramvetto prendevano il treno e scendevano a Cecchina e lo stesso andavano a prendere e li riportava. Andavano al Tinello, facevano le riunioni, smangiavano qualche cosa e poi che cosa? E qui i due personaggi, due storie diverse. Togliatti, quando lo cercavano, mi raccomando, voi mi dovete portare perché io possa prendere l'ultimo treno o tram e stare a Roma, perché io devo stare a Roma alle 9, mi pare era. Gramsci dice no, no, a me no, perché io devo stare qua a trattenermi con voi. Dormiva nel tinello Gramsci. E perché voleva conoscere i compagni. Voleva conoscere i compagni, sti Vignaroli, sti braccianti,
si tratteneva con loro e le loro biografie, le loro storie, come mai lottavano, che facevano, quanti figli ci avevano, perché Gramsci era anche, non dimentichiamo, un grande indagatore, oltre che delle grandi cose, anche della vita popolare e degli operai e dei contadini soprattutto. Le cose che scrive al figlio, le istruzioni che dà sono tutte della cultura contadina e pastorale della Sardegna, e quindi lui l'accompagnava dal giorno dopo. Invece Togliatti dice no, perché poi mi devo alzare presto e devo andare, era funzionario. Quindi, però è fondamentalmente il carattere diverso di lui. A me la figura di Gramsci anche in questo episodio mi si rivela di una grandezza straordinaria. Mi sono ricordato come si chiamava il compagno che stava dai tramvieri, ricordandomi di Genzano, era di Genzano, si chiamava Nuccitelli. La famiglia Nuccitelli è una famiglia molto conosciuta, e che poi si trasferì da lì a San Lorenzo. E allora la leggenda che Gramsci ha al film, che so, quello di Foresta, Delitto Matteotti, c'è Gramsci a San Lorenzo. Nuccitelli stava inizialmente dai tramvieri. Grazie. Hai visto, alla fine mi sono ridotto. Bellissima. Me lo auguro, perché immagino.